Ragazzi, buongiorno, nuovo video spese Eurospin. La rucola ne abbiamo, ho preso due sacchetti, ma li ho già finiti. Erano molliccia, fredda, bagnata, tutta rinsecchita, 70 centesimi, ma non mi è piaciuta. Ho preso gli hamburger ai peperoni, che vi ho già fatto vedere che sono finiti, non mi sono piaciuti neanche quelli. Ho preso gli hamburger, quelli vegetali, vegani, così, nella banco frigo. Sempre all'Eurospin ovviamente, ma non mi sono piaciuti. Avevano gli spinaci, ma non mi sono piaciuti, sapevano solo di olio e basta. Poi ho preso l'aglio, questo qui, ok? Scalogno, questo qui, nella rete, e le cipolle dorate foglia verde, ok? 2 settimane fa ho fatto la spesa, il venerdì 17 o sabato 18 ottobre, adesso siamo al 25 oggi, comunque vabbè. Ve lo registro lo stesso prima che finisca tutto. Ho preso i tortellini, ma li ho congelati. Ho preso quelli nel banco frigo che vendono anche al Lidl, la confezione da 500 grammi, tortellini e tortelloni al prosciutto crudo, eccetera. Ho preso le cotolette, quelle a forma di cuore tipo spinacine, nel banco frigo, che erano in offerta a 1,75 euro. Poi ho preso il pollo quarto superiore, due confezioni, che era in offerta, mi sembra, anche nel banco freezer, nel banco carne comunque, insieme alle fettine sottilissime di bovino, di carne comunque da fare cruda. Ho preso un pochetto di pollo, tagliato, congelato, già quasi finito. L'abbiamo congelato, l'abbiamo tagliato a fette, l'abbiamo congelato appunto in freezer, non ve lo posso far vedere. Poi abbiamo comprato 2 pacchetti di pasta così, uno penne, uno fusilli e forse anche le farfalle, 3 mulini. Le penne sono già finite, le farfalle hanno il pacchetto già finito, solo i fusilli da 1 chilo. Poi ho preso 2 confezioni di latte, questo qui a 1 euro, mi sembra, sì, Land, parzialmente scremato, che non mi ricordo se l'abbiamo mai comprato l'anno scorso, era un anno che non andavo più all'Eurospin. Poi ho preso il cioccolato fondente, l'unica cosa dolce all'Eurospin, questo qui, amo essere, 70% fondente senza glutine, che costava poco, voglio vedere com'è. Poi la rucola, sì, ok, l'abbiamo presa. I panciottini sono praticamente sofficini nel freezer, 3 confezioni a 1 euro, perché c'erano delle cose tutte a 1 euro, anche se c'erano poche cose a 1 euro quando sono andata io. Ho preso il ricambio per il piumino tipo Swiffer, che l'ho regalato a mia madre, che è costato 2,49 euro, se vi interessa. Poi ho preso i marshmallow, ma sono finiti, 175 grammi. La confezione questa qui li ho finiti ieri. Marshmallow abbastanza buoni, rettangolari, rotondi, quadrati, morbidi, 175 grammi marshmallow all'Eurospin, che costavano poco. Poi le uova sono praticamente quasi finite, scadono domani, il 26, anti-bio, 1,19 euro, ce ne sono 6 grandi nel frigo. La carta l'ho già buttata via, scusate, non ve li posso far vedere. I sacchetti gelo sono già finiti, 35,099 medi, che appunto li ho usati per congelare la carne, eccetera, eccetera. Poi le uova, sacchetti gelo, ok, petto di pollo interiore, non lo so, 3,97 euro. Poi fusilli 1,059 kg, cioccolato fondente 1,69 euro, mi sembra, no, 1,09 euro, cioccolato fondente bio. 4 rotoli da cucina, che sono questi, la carta, cioè la plastica che li conteneva, l'ho tolta, l'ho buttata via. Hanno i pomodori disegnati, anche se non è di marca, costava 1 euro, 3-4 rotoli, mi sembra, 4 rotoli, che costava 1 euro, anche questo era 1 euro. Avevo anche comprato all'Eurospin le barrette, sia quelle di cioccolato al latte, sia quelle miele, mi sembra, cereali e frutti rossi, che vi ho già fatto vedere in altri video, quindi ok. La pellicola 50 metri, 89 centesimi, finita. Rucola 125 grammi, 0,99. Mi piace di più quella del Lidl che quella dell'Eurospin. Latte parzialmente scremato, 0,65 centesimi, 0,65 centesimi, ok. I würstel anche li ho congelati, tipo quelli del Penny, ma preferisco quelli del Penny. Li ho presi all'Eurospin, che costavano poco. Si sta cancellando, non si legge più. 1,89 euro, mi sembra ce n'erano 12 o 16 di würstel, la confezione famiglia, come dico io, che forse non erano in offerta, o forse sì, non mi ricordo. Che li ho congelati anche quelli nei sacchetti gelo, e boh, però mi piacciono di più quelli del Penny rispetto a quelli dell'Eurospin, hanno un gusto strano quelli dell'Eurospin, a me non fanno impazzire. Grappa, pardino, sgrassatore, sapone mani, ve lo faccio vedere, würstel, tortellini, ricotta e spinaci 1,49 euro congelati, barrette mirtilli rossi 1 euro, gallette di mais l'ho quasi finite, 0,79 centesimi. Poi vi faccio vedere tutto il resto. Queste cose, le gallette, era un anno che non le compravo, sono 7 perché appunto sono gallette di mais, vegan, fior di natura, senza glutine, abbastanza buone, ma niente di eclatante. Poi, i vicini, crema mani, questa qui che ho già comprato l'anno scorso, 125 ml rapido assorbimento, poi il brillantante Dexal,
500 ml, che era, costava poco, comunque non era in offerta. Questo qui è il bastone della scopa, che mi serve da mettere fuori, universale, che era in offerta, tra le offerte, anche se c'erano poche di offerte. Poi ho preso questo, che ho visto da Get Ready with Alessia, tonico bio, viso. Questo qui anche, c'erano un sacco di altri prodotti Amo Essere. Guardate il video di Meli Made in Sud, che è andata all'Eurospin, ha comprato lei tutti questi prodotti, io ne ho presi pochi. Sapone mani, viso, fior di magnolia, naturale, detersione. Cosmos Organic 300 ml sapone mani, questo qui. Poi ne ho preso anche un altro che era in offerta, ce n'erano anche di bagno doccia bellissimi, con dei packaging bellissimi, floreali, rosso, bianco, blu, nero, arancioni, dei profumi, dei deodoranti nel pacchetto di carta rettangolare in offerta. Ho preso questo, crema di sapone Dermomed, hand wash, zero parabeni, appunto sapone liquido, crema di sapone, vediamo com'è. Poi un euro questi qua insieme alle barrette che vi ho fatto vedere in altri video, scusate se non vi faccio vedere tutto ma alcune cose sono già finite, biscotti digestive, la carta da cucina, il pan bauletto, questo qui un pacchetto solo che era in offerta, 400 grammi ricco di fibre, pan bauletto integrale senza olio di palma, già quasi finito, abbastanza buono ma niente di eclatante, classico normale, olio di mais in offerta anche questo, semi di mais da un litro. L'alcol ne ho presi due, perché torniamo di nuovo tutti in quarantena sicuramente, presto purtroppo, e quindi l'alcol serve. Il latte ve l'ho fatto vedere. Questo qui insieme ai profumi, deodoranti, il rasoio Pardino. Crema viso bio, idratazione intensiva, Amo Essere Eco, da 50 ml, 12 mesi di scadenza, questa qui che mi serve. Questi qua, Dexal lavatrice assorbicolori, 24 fogli profumati, mi servono, li ho comprati, ogni tanto mi servono sempre. Spugne, queste qua le ho comprate insieme alle cose, appunto cose di casa, sempre all'Eurospin, tipo le Vileda, che costavano anche 1 euro, forse 99 centesimi, non ricordo. Poi ho preso questi qua che non erano in offerta ma costavano poco. Non ho visto che era aperto, comunque vabbè, c'è, cioè così che puoi toccare, che morbido. Tessuto super assorbente, 5 pezzi, rimuove sporco e grasso. Mi servono. Mi servono perché quelli che ho li devo cambiare. Ci sono azzurro, rosa, fucsia, verde e giallo lime, giallo fluo, questi qua. Costano poco, 5 panni in microfibra, 5 pezzi, ok? Questo, poi, le pastiglie per la lavastoviglie che mi stanno finendo, quelle che ho preso al Lidl, mi sembra, o al Penny mesi fa. Queste qua sono Dexal profumo limone, se no c'era anche profumo classico, o appunto senza profumo. Poi ho preso questo che era in offerta, a 1 euro. Sgrassatore profumo di limone spray, mai provato, vedremo com'è. Ho preso anche questo che è tipo il Vanish, che non c'è il Vanish all'Eurospin, però questo è tipo il Vanish, spero che sia valido. Dexal smacchiatore universale Oxygel con ossigeno attivo, 1 litro a mano in lavatrice, con questo tappo qua, appunto molto simile al Vanish, vedremo. Poi Amo Essere, c'erano altri prodotti senza glutine, Amo Essere biologico, eccetera eccetera, questo qui voglio provarli dolciando frollini con miele, c'erano anche i frollini con il cocco a 1,99 euro, forse non mi ricordo i prezzi, lo scontrino si è mezzo cancellato. Questo è Amo Essere senza glutine, ditalini irrigati, mais, riso, 7-8 minuti di cottura, 500 grammi. Voglio provarli. Magari proverò la prossima volta a tornare di nuovo all'Eurospin e comprerò altre cose assolutamente senza glutine. Se mi piacciono, se mi trovo bene con questi due prodotti, ne comprerò altri la prossima volta, vedremo. Questo qui mi sembra che me l'abbia consigliato Marianna. Marianna è una mia amica di Facebook, Dexal, multisuperficie spray super profumante, non lascia aloni. E per pulire i vetri, io adesso ho ancora tanto così di quello della Lidl, Double Five, tipo Vetril. Questo qui fucsia, mi sembra che sia Marianna che me l'ha consigliato, speriamo che sia valido. Per i vetri non l'ho mai provato. Poi lo scalogno e la cipolla ve l'ho fatta vedere, il marshmallow ve li ho fatti vedere, che costavano poco. Ho preso questo, che lo regalerò sicuramente a qualcuno. C'era anche quello Lavender, mi sembra, che era quello che avevo già comprato la prima volta, che ha fatto vedere anche Florinda. C'era anche quello arancione, che non è Secret Moon, quello che ho io, che non mi ricordo come si chiama, come profumo, che l'avevo preso l'anno scorso, a 5 euro, 4,99, Secret Moon. Questo qui me l'aveva, mi sembra, consigliato Francesca, la mia amica di Roma. 100 ml, 12 mesi di scadenza, Secret Moon, solo per uso esterno, ancora nel packaging, nella plastica, e non so se me lo tengo io o se lo regalo a qualcuno, adesso vediamo. E basta, no, gli spazzolini ancora questi qua, due, Dexal, white, fresh, duro, setole in Tynex, setole ondulate, manico ergonomico, uno rosso e uno viola, così che servono, bisogna cambiare ogni tot di tempo, bisogna cambiare gli spazzolini. Amo Essere senza glutine queste caramelle qua, no, Amo Essere biologico, non senza glutine, zenzero e limone sono caramelle, per adesso che arriva il freddo che bisogna
difendersi, diciamo, nel freddo. Poi una cosa che mi sono dimenticata forse di farvi vedere nel video spesa precedente al Lidl è questo qua. C'erano anche i dischetti con la confezione nera e bianca, che dentro c'erano dei dischetti in tessuto così al Lidl una settimana fa. Make-up glow, guanto per la detersione del viso, voglio provarlo. Voglio provarlo, se l'avete provato fatemi sapere. Guanto struccante per il viso, uno solo a 1,99 € al Lidl. Questo qui, l'unica cosa che forse mi sono dimenticata di farvi vedere al Lidl. E basta, ragazzi. Gallette abbastanza buone, pamboletto abbastanza buono, buon finito. A presto, ciao! Video spese Eurospin è una cosa Lidl.